Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi, 10 marzo. Se riesci a capire, quando mi metto in collegamento mi viene da tossire, ma non sto così male oggi, stamattina, anzi è un po' migliorata, sono un po' più disordinato, ma mi perdonerete, anche perché questo è il secondo giorno di 14 giorni di quarantena che mi tocca fare qua nella stanzetta. E cosa succede? E ora tutta l'Italia è chiusa, oppure come titola Repubblica, restate a casa. Grazie, io ci sto per obbligo. E il punto fondamentale è che ovviamente sono, nonostante io sia malato, abbiate pazienza, un pochino di polemica ho intenzione di farla anche, diciamo, dal letto dove mi trovo, perché io ve lo dico con grandissima franchezza, io una settimana fa mi sono svegliato e ho sentito che hanno fatto e che stavano facendo un decreto per chiudere la scuola, 2 giorni, 3 giorni, poi una settimana, poi 2 settimane e poi queste scuole sono chiuse fino al 3 aprile. Poi sono passati pochi giorni e ho visto che è arrivata un'indiscrezione su un decreto che voleva chiudere la Lombardia. E poi dopo si è capito come, non come, eccetera, le firme, non le firme, eccetera. Sono passati 2-3 giorni e arriva ieri un decreto che chiude tutta quanta l'Italia. E allora, porca puttana, permettetemi di dire, ma secondo voi, cioè, ma io lo chiedo, ma banalmente, questo comportamento, indipendentemente dal fatto che sia giusto o non giusto, oggi tutti quanti i giornali plaudono al governo, io non sono tra coloro. Beh, insomma, voi pensate che sia stata un'operazione, come possiamo dire, lineare? Almeno permettetemi di dire che questo governo di lineare non c'ha un cazzo. Niente, niente, un po' come la mia febbre di questa mattina, che è scesa, ma insomma è ancora elevata. Allora io mi chiedo e vi chiedo, tutti quanti noi, anche noi che ci siamo beccati questo virus, è ovvio che non vorremmo, avremmo voluto non prendercelo, ed è evidente che non stiamo bene, ma il punto non riguarda le persone come me, che spero che domani mattina non vengano ricoverate allo Spallanzani intubate, ma riguarda le persone anziane che rischiano molto più di me. Allora, il tema è semplicemente che la politica, a differenza dei giornali, a differenza degli opinionisti, a differenza di tutti quanti virologi del mondo, epidemiologi, dovrebbe assumersi delle responsabilità, e cioè capire cosa vorrà dire fra 2 mesi, fra 3 mesi, fra 4 mesi aver chiuso l'Italia. Io non ho un giudizio, però quello che oggi voi leggete sui giornali è che sono tutti soddisfatti di questa idea, che abbiamo chiuso l'Italia. Non c'è nessuno che alza il ditino e dica, ok, bene, poniamoci un piccolo dubbio, finalmente, insomma, i pieni poteri ce l'ha avuto il Presidente del Consiglio. Ma poi c'è un'altra cosa che vi voglio segnalare. La Stefanelli dice il cambio di passo necessario, e poi Aldo Cazzullo dice, tra l'altro ringrazio Aldo perché mi ha mandato un affettuoso come possiamo dire, messaggio di pronta guarigione, e Aldo non ho avuto modo di richiamarti come tanti che mi hanno scritto, e devo dire che ti ringrazio molto per il tuo affettuoso messaggio, e dice i nostri padri hanno rinunciato a molto di più di una pericena. E Aldo, cioè, ovviamente ha ragione, i nostri padri sono quelli che hanno rifatto questo paese dalla guerra, col freddo, senza... le generazioni dei nostri nonni non ci avevano gli estintori a scuola, non ci avevano i vaccini, financo per la poliomielite, i nostri non avevano le reti di sicurezza per le costruzioni di questo paese, i nostri genitori, i nostri nonni hanno costruito questo paese a mani nude. Però io il punto che dico è che è un po' sbagliato metterla così, perché il problema non è rinunciare a una pericena, il problema è chiudere un paese e non farlo lavorare, non trovare una soluzione, diciamo, di mezzo. Io spero che ci sia, perché ragazzi, quanto dura? Adesso, oggi io sono al mio secondo giorno di quarantena e sono fortunato, ma quanto può durare questo paese in quarantena? Perché qualcuno non si è chiesto, toc toc, ma possiamo stare 10 giorni così? Possiamo stare 15 giorni così? Perché oggi tutti quanti i giornali continuano a dire questa roba qua, ma fra 15 giorni, quando non pagheremo gli stipendi, quando non entreranno i soldi a casa, quando non sapremo come comprare da mangiare, poi oggi tutti quanti dicono, ah, non dovete affrettarvi a prendere le cose ai supermercati, non dovete, ma come si fa quando uno ha fatto 3 decreti, uno dietro l'altro, uno diverso dall'altro, a poter dare ed avere una certezza rispetto a quello che il governo farà fra una settimana, fra 10 giorni? Ma qualcuno di voi
veramente si fida di quello di cui sta facendo questo governo. Sul Corriere del Ticino oggi, non è uno dei giornali che voi leggete, ovviamente, spesso, sapete cosa ha fatto la Svizzera? La Svizzera ha detto diffondiamo il virus, ti giuro, diffondiamo il virus. La Svizzera ha detto diffondiamolo perché non riusciamo a combatterlo, è inutile che facciamo statistiche, che diciamo quanti ce l'hanno tutti, diffondiamolo, dice Corriere del Ticino di oggi, guardatelo, vi prego, guardatelo, perché sennò voi pensate che io sia un pazzo e probabilmente rincoglionito dalla malattia. Vabbè, Travaglio oggi se la prende contro l'ipotesi di Bertolaso, che invece, indipendentemente da Bertolaso, io vi chiedo un'altra cosa che secondo me è facile da capire. Ma secondo voi, nel momento in cui c'è un'emergenza, e che ci sia un'emergenza ci sono pochi dubbi, perché negli ospedali, nelle rianimazioni, c'è una cazzo di emergenza. Allora, nel momento in cui c'è un'emergenza, ma non sarebbe meglio che la politica si occupasse della politica e un commissario si occupasse dell'emergenza, ovviamente sottoposto alle regole della politica, ma con massima libertà? Oggi ho letto una pagina intera sulle procedure della Consip per comprare i ventilatori polmonari. Allora io dico, porca troia, siamo tutti a casa, siamo tutti, hanno violato le nostre libertà, non ci possiamo muovere, io non mi posso muovere volontariamente, sono malato, ma le persone normali non possono andare nei negozi, non possono andare nei ristoranti, non possono andare a lavorare, non possono fare un cazzo, non possono viaggiare, ma noi dobbiamo avere la cazzo di Consip che fa gli appalti per comprare i ventilatori. Vaffanculo! Questo è un paese di merda, scusatemi, ci vogliono gli appalti per comprare i ventilatori. Banca Intesa ha dato 100 milioni, io voglio sapere, secondo voi è riuscito a spendere questi 100 milioni lo Stato? No, perché avremo il cazzo dell'avvocato del Corte dei Conti che col cazzo dello smart working starà seguendo come cazzo comprare i ventilatori. Scusate. Allora, altro pezzo. Che mi ha veramente interessato e vi segnalo è quello di Minzolini oggi, oggi sul giornale, nel quale ci racconta come Winston, più che Winston, sembri Chamberlain, perché ieri insomma, non è passata ovviamente sotto gli occhi di tutti il paragone che ha fatto Conte con Winston Churchill. È una cosa che uno dice non ci posso credere, io non ci posso credere, nell'epoca più buia sto rileggendo le cose di Churchill, e giustamente Minzolini in maniera piuttosto colta dice beh insomma direi che forse è più simile, anche dice Minzolini, mi sta anche simpatico Conte, è più simile al suo predecessore, a quello che ha fatto Chamberlain, che ha fatto diffondere il virus del nazismo per tutta l'Europa, più che a Churchill. E nel frattempo, altra questione di giornata di cui tutti quanti i giornali parlano, sono le carceri, e io lì ve la faccio molto breve, quello che sta succedendo in Italia è una cosa incredibile, e evidentemente su questo c'è ragione Travaglio, un tam-tam tra le carceri e un certo accordo tra la criminalità organizzata ci deve essere, non è possibile che ci siano 22 istituti coinvolti, che a Foggia siano scappati 75, che a Melfi siano state sequestrate 4 persone, 4 agenti di custodia, che a Modena sia morte 7 persone, sono finite tutti in infermeria e si sono iniettati del metadone senza controllo e sono tutti morti, pensate un po' voi, per overdose. Beh, insomma, tutto questo dopo la sospensione dei colloqui, è difficile pensare che la questione sia banalmente di controllo. Nel frattempo, ripeto, siamo tutti in galera e quindi quelli che in galera ci stanno stessero un attimo calmi, e in galera ci stanno purtroppo anche gli agenti penitenziari che senza nessuna colpa devono subire questa roba qua. E per quanto riguarda invece i mercati finanziari, stamattina hanno cercato di fare un piccolo rimbalzino, parliamo dei mercati importanti, cioè quello inglese, il FTSE 100, ieri ha perso il 7,7%, la borsa italiana il 10%, vi do soltanto una serie di numeri che ho letto oggi ovviamente sui giornali inglesi, perché sono più focalizzati sul loro mercato che sul nostro. Nel 20 ottobre dell'87, il lunedì nero del 20 ottobre dell'87, ve lo ricorderete, qualcuno di voi se lo ricorderà, il mercato crollò del 12,2%,
Il 10 ottobre del 2008, la crisi dei subprime, il mercato crollò dell'8,8%. Ieri il FTSE ha fatto meno 7,7%. Ragazzi, l'altra cosa straordinaria di questo periodo è che nonostante tutte le regole, le cazzate, i controlli, il patrimonio, gli NPL, tutte quelle culo così che hanno fatto alle banche per controllare, per evitare che ci fosse un'altra crisi, come sempre nell'economia il cigno nero non riesce ad essere previsto da nessuno. Direi che per oggi è il tutto. Io vi do appuntamento sempre al terzo giorno di quarantena, domani spero di essere con voi, e, anzi no, sono sicuro di essere con voi, non vedo perché io non debba essere con voi, e sul sito nicolaporro.it e tutte le altre notizie, perché almeno questo fatemelo fare, sono a casa, ma un po' di giornalismo dovrò pur farlo. Perché non dici il motivo di tutta questa burocrazia? Perché siamo arrivati a tutto questo, abbiamo bisogno di una tua comunicazione, vabbè, sentite... Vediamo un po', mettiamoci questo e così vi dico come siamo, dai, vediamo questa roba qua, con la saturazione, così lo facciamo con voi, vediamo come stiamo andando con la saturazione, non mi funziona, spero adesso non mi funziona, ecco, funziona? Niente, non sta funzionando. Questo robo qua bisogna usarlo per vedere quanto deve essere, quanto è il, eccolo, molto brutto. Bruttissimo questo 88, ma adesso sale, Spero che non mi vedano i medici, se no qua mi ricoverano. No, sta salendo. Va bene, ci vediamo dopo.